ce la possiamo fare. Ce l'abbiamo fatta. Sono le 7:30 di lunedì 17, prendiamo il nostro aereo e andiamo ad Amsterdam. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo ad Amsterdam. Ok, è giunto il momento di raccontarvi cosa siamo venuti a fare qui ad Amsterdam. Stiamo per entrare all'IBC, che è la fiera dedicata alla tecnologia e ai media. Andiamo a trovare tutti i marchi che rappresentiamo, a toccare le loro novità, ma specialmente a cercare nuove opportunità di business. Venite con noi! Allora, questo era il primo giorno. Ho dovuto incontrare colleghi, collaboratori, fornitori e in un attimo è arrivata sera. Ci stanno sbattendo fuori, stanno tirando giù tutte le luci, quindi dobbiamo andare. Abbiamo iniziato a mettere il naso all'interno dei nostri stand, dove abbiamo i nostri marchi. Andremo mirati su alcune novità molto interessanti che abbiamo iniziato a vedere. Quindi lasciamo l'IBC, riprendiamo le nostre bici e andiamo in centro. Per oggi la giornata può finire così, è troppo lunga. Ci vediamo domani. Il secondo giorno invece mi sono dedicato ai miei appuntamenti, motivo per il quale sono andato fino ad Amsterdam. Avevo tre buone ragioni. Il primo era quello di trovare un marchio dedicato ai monitor per mirrorless e poi scoprirete quale. Il secondo, avevo appuntamento con Zeiss per vedere le novità che hanno presentato appunto all'IBC. E il terzo, sono passato da DJI a vedere i prodotti dedicati al Ronin 2, quindi i prodotti professionali. Pronti per il secondo giorno di IBC. Siamo arrivati adesso allo stand di Zeiss, dove stiamo provando le CP3. Sono la rivisitazione delle CP2. Hanno rivisto il case, creando una forma molto più compatta, ma più che altro hanno inserito la porta dati, che ci permette appunto di vedere sul monitor esterno o in camera la distanza del punto di messa a fuoco, la focale e il diaframma che stiamo utilizzando. Quindi dati molto utili per un operatore esterno o per l'operatore dei fuochi. E poi niente, hanno portato anche le Super Prime, giustamente 65 mm 1,5, lo ripeto, 1,5. Siamo impazziti per questo marchio di LED, sono pannelli ultra sottili che arrivano a delle intensità di luce pazzesche, ma più che altro sono anche RGB, quindi colore variabile in una centralina tascabile a batteria, veramente pazzeschi. Incredibile il nuovo Ninja V per GH5 e GH5S, permette di registrare direttamente grazie all'uscita HDMI in 4K 60p in ProRes, memoria interna fino a 1 tera. Incredibile. Il nuovo Ninja V è anche compatibile con la nuova uscita di casa Nikon, la Mirrorless Z. Sarà quindi possibile registrare in 4K 60 frame col nuovo formato N-Log direttamente sul monitor. Adesso andremo qui alle mie spalle a vedere lo stand di Panasonic. Hanno portato la EVA 1. Andiamo a vedere un po' com'è. L'EVA 1 è una camera super 35 mm di Panasonic che permette di registrare il 422 10 bit direttamente in camera e video fino a 5.7K. Quindi è una macchina compatta ma allo stesso tempo super performante, con attacco PL o EF. Sulla Panasonic EVA 1 poi è possibile andare ad impostare su i vari tasti tutte le funzioni che ci servono più a portata di mano, specialmente la possibilità di inserire delle LUT in camera.
Nikon ha portato la nuova Z7, la mirrorless, destinata al video. Grazie alla collaborazione con Atomos sarà possibile registrare in 422 10 bit in 4K. Una cosa incredibile che ha portato DJI è il nuovo DJI Force, che permette appunto di mimare il movimento, quindi se abbiamo il Force montato su un cavalletto, una testa video, il nostro Ronin 2 o il Ronin S fanno lo stesso esatto movimento. Questa funzione quindi permette all'operatore di concentrarsi sulla scena mentre un altro operatore esterno farà il movimento di camera. La nostra presenza qui a IBC è finita così. I nostri marchi hanno portato cose molto interessanti, abbiamo incontrato delle belle aziende nuove sul mercato, pannelli LED e queste cose qua, quindi molto interessante. Ormai è tutto orientato al video 4K, 422, 10 bit. Tutte le aziende stanno andando in questa direzione, anche grazie all'ausilio di monitor, come abbiamo visto nella parte di Atomos. Quindi vi ho un po' raccontato qual è il mio lavoro. Oltre a mettere la faccia in questi video, occuparmi di marketing e comunicazione per i marchi che rappresentiamo in Italia e trovare nuove opportunità, nuovi business emergenti, e specialmente il nostro focus in questo momento è dedicarci al mondo del video. Quindi spero che questo IBC ci porti nuove belle sorprese, presto le scoprirete anche voi, e quindi ci vediamo al prossimo video.